Sono io in questo momento con Nicolò Grassia. Allora, oggi partita tosta, giura del Viganzolo. Allora, mi è stato detto dietro le quinte che se diciamo oggi era arrivati sul campo esaltati dalla partita scorsa, oggi avreste fatto un po' di fatica, giusto? Probabilmente sapevamo che anche oggi sarebbe stata difficile, però un po' galvanizzati dal buon periodo invernale e dal grande esordio in campionato abbiamo fatto l'errore di prendere un po' sotto gamba la partita. Poi ci si è messo il tempo, ci si è messo il primo gol subito, è arrivato un po' così per un caso fortuito, diciamo anche. E quando ci siamo trovati a dover inseguire, presi dalla frenesia, abbiamo fatto troppa fatica. Un giudizio in positivo sugli avversari che hanno perso? Un giudizio in positivo sugli avversari che rispetto al giorno di andata, dove era stata diciamo una passeggiata, hanno fatto un gran miglioramento, quindi sicuramente il progresso rispetto al giro di andata. Sapete già contro chi giocate la prossima? Io no, contro Luzzonio tra 2 settimane, squadra ostica, però io penso che Viganzolo sia conscio delle proprie forze in questo momento e che possa affrontare e battere chiunque. Dai ragazzi, allora in bocca al lupo per la prossima, per il momento buona serata. Viva il lupo, buona serata. Forza Viga!